di quella tragedia che ognuno di noi si porta e che poi trovano i diversi esiti, per esempio nella fotografia, cioè come poi la fotografia è servita a, in un certo senso, a creare questa dimensione probabilmente protettiva e anche introiettiva al tempo stesso, con una dimensione nuova, no? Perché dal male poi deve sempre emergere la positività. Positività che Riviera racconta la mille difficoltà di un territorio, quello della Rovine, che prima si vedeva, insomma, si ribella, però poi no? Si inviluppa dentro se stessa. Ilario Amendolia, importante penna autorevole, giornalista d'eccellenza e, perché no, avanguardista in un certo senso, no? Perché Riviera vorrebbe essere anche, vorrebbe avere questo senso, no? Sull'impegno civile, le cose da dire, ma dobbiamo così riflettere su cose che vediamo con questa parola. Io da ragazzino, io sono nato nell'anno in cui la guerra terminava in pratica, e il dopoguerra è stato un momento difficile, molto difficile. L'impegno civile lì era una necessità. Perché era una necessità? E perché o aiutavi quelli che non avevano niente o morivi. Io non faccio discorsi teorici in generale, io ricordo una vecchietta proprio davanti a casa mia, che era cieca, non aveva nessuno, dipendeva da noi, infatti dipendeva da noi. O io andavo bambino a prendere l'acqua, o questa restava senza acqua perché l'acqua corrente non c'era. E ho conosciuto questo mondo in cui c'era solidarietà, c'era tanta solidarietà, spesso anche noi dove non ti aspettavi, spesso, senza fare nessuna critica, la Chiesa si rifugiava nel rito e queste situazioni li lasciava a margine e la società, il vicinato, eccetera, si occupava. E quello che poi, crescendo, ho rivisto che c'era una specie, si limitava questa realtà, questa solidarietà, mi piace più intendere solidarietà rispetto a carità, alle funzioni essenziali, il cibo, il vestito, l'acqua, queste cose. Ma le persone sono qualcosa di molto più complesso, hanno bisogno di tante altre cose. Io anni dopo, molti anni dopo, ci sono ritornato per esempio su un caso di un musicista, vero, bravissimo musicista, sono a Fiorino, in un paese dove nessuno capiva la musica, nessuno si occupava della musica. La musica, l'unica musica che si conosceva era quella sacra. E questo poverino andava nei frantoni, nei mulini e suonava, ma quello non pretendeva niente. Quello avrebbe voluto soltanto condividere la sua arte e voleva che qualcuno ascoltasse la sua musica. E una società che spesso non sapeva ascoltare, per cui probabilmente me lo sono immaginato quest'uomo che alla fine tragicamente prende una corda e pone fine alla sua vita, pone fine alla sua vita. E da queste cose nasce la mia sensibilità per quel poco che c'è nell'impegno civile, che io ho però trasformato, non so se facendo bene o male, perché non lo so, spesso mi sono degli interrogativi, non so se ho fatto bene o male. Io l'ho trasformato in impegno politico. Che significa impegno politico? L'impegno politico è spesso, dei politici non si parla neanche bene, ma giustamente, voglio, giustamente è giusto, dei politici non si parla bene, non si può parlare bene. Come si fa a parlare bene quando sono così scadenti, quando la legge è così scadente? Non si può parlare bene. Però perché si passava da quell'impegno verso chi ha bisogno di impegno politico? Era un salto di qualità, perché io ricordo, venivo portato numerose volte in caserma, denunciato, portato in caserma,
che non è soltanto io, è una generazione che faceva queste cose, dato anche del grande dispiacere a mia madre, a mio padre, che avevano fatto studiare, che mio papà faceva l'operaio, e quindi, come dire, investivano su di me, per riscatto anche, riscatto tra virgolette, sociale, voglio dire, eccetera, e vedevano che i carabinieri venivano a casa per tutte altre cose, no? E non per... E allora, però, se voi poi ci pensate, con quelle lotte di impegno civile, per esempio l'assistenza sanitaria, ci sono persone che hanno più o meno la mia età, l'assistenza sanitaria negli anni 60 non c'era proprio nessuno, quelle lotte istituito il servizio sanitario nazionale, la scuola, pensate che si faceva l'esame di ammissione, la selezione per andare dalla quinta elementare alla prima media. Abbiamo ottenuto un passo della nostra Costituzione che è la scuola obbligatoria, quindi una società come abbiamo cercato, abbiamo cercato perché abbiamo cercato, non so se siamo riusciti, perché poi ci sono sempre l'altra faccia della medaglia, ma non so se siamo riusciti, ma abbiamo cercato di batterci per una sanità per tutti, per una scuola dove i meritevoli potessero andare più alti gradi, almeno i meritevoli, dico io, li vengono altri gradi. Per queste cose che abbiamo detto, quella era una forma di carità e quella era una forma di solidarietà. Non era. Oggi, io vedete, mi mantengo sempre molto, molto terra terra, io ho una postazione molto diversa, perché, come dire, si sente la stanchezza, alla mia età la stanchezza si sente, però non si vuole smettere di combattere. Chi ha creduto che ci possa essere un mondo nuovo non riesce a dire adesso basta, vedete la vuole, perché continua a pensare che mondo lascio ai miei nipoti, che mondo lascio a chi verrà dopo di me. E vi prego di chiedermi, di credermi, qualche volta quando lascio casa per venire, per andare in qualche posto, qualche volta non me la sento fisicamente, però ritengo che sia un dovere, un fatto. Perché la molla non può essere perché vedo una persona che chiede a me le cose e gli do 10 lire. Non può essere questa. Noi dobbiamo, se possibile, poi dirò qualcosa, dottoressa, per le cose che diceva voi, se è possibile una società dove nessuno chiede le cose, dove non ci sia nessuno a chiedere le cose. Se questo sogno, se questo obiettivo è qualcosa di possibile o di impossibile o un'utopia, così come io ho pensato che noi in questo momento stiamo, come dire, lottando contro l'occupazione di questa storia, dove avete dato la mia solidarietà non solo umana ma per tutte le cose che fate, e apprezzato moltissimo anche le cose che avete detto. Io ho una preoccupazione, che noi stiamo combattendo il fenomeno. No. Però le cause che stanno alla radice del fenomeno non le vediamo, non le vediamo. Per cui, per esempio, dal momento che la dottoressa Pizzani mi ha dato l'opportunità, intervengo per essere ipocrita, che le cose non avremmo bisogno. No. Io, per esempio, mi domando, dopo 30 anni che abbiamo rappresentato voi giustamente, altri altri facendo carriere profitti su tante mafie, altri facendo carriere profitti sull'antimafia teatrale, non sull'antimafia che fate voi, sulla vostra pelle, sulle vostre sofferenze e sulle vostre, ma sull'antimafia teatrale, noi abbiamo presentato una Calabria e una sola dimensione, a dimensione criminale, per cui può succedere di tutto, può succedere di tutto. A me non sapete quanto dà fastidio, io ho visto una sceneggiata qualche tempo fa in televisione, erano le mani sulla città, si parlava di Milano, eccetera, che era una vergogna, in cui la Calabria appariva come una terra di criminali,
voglio dire, discriminati, come se non ci fosse una Calabria della Magna Grecia, una Calabria della Bella, di medici, di professori, di gente che si spende, di lavoratori, di operai, di gente che la mattina si spacca la schiena, sono come se non ci fosse questa Calabria. Era una Calabria a dimensione critica. E allora io mi sono scelto una postazione che è difficilissima, perché è controcorrente quello di essere meridionalista. Io sono convinto che la strozzatura è nella questione meridionale, e di essere garantista, una posizione, mi assicuro. E guardate, io te lo dico qua in questa occasione, perché parliamo di un italiano giudice, io ho promosso nel 76, pensate quanto anni fa, conservo ancora gli inviti, una delle prime manifestazioni antimafia, dove si parlava di mafia e sviluppo, perché sono il binomio dove c'è sviluppo culturale ed economico, secondo me non c'è la mafia. Dopo due giorni mi hanno distrutto la macchina, ma io non ho mai dimenticato questa cosa, perché, come dire, la ritenevo nelle regole di ingaggio. Io non ho mai voluto fare le robe antimafia, no? Non mi è mai piaciuta questa dimensione. Avevo pagato, ma ho continuato a combattere. E oggi la cosa, per esempio, che alcune volte io penso, no? E concludo, che c'è da parte della società un collo d'ombra che nessuno guarda. Da sindaco, e sono stato sindaco fino a 7-7 anni fa, non mi ricordo, e lo ero stato anche negli anni 70. Ero stato, io due o tre cose, come sapete che i problemi sono sempre molteplici, no? Però io ritengo che chi occupa una postazione, una qualsiasi postazione, fa il suo dovere se si mette sempre a fianco di chi ha più bisogno, di chi ha più bisogno, e di chi è in grado. Resta tutelato. Allora, per esempio, io ho visto un ragazzo che sono andato a trovare in carcere un anno fa, e io, siccome abbiamo fatto un progettino per farlo lavorare tra un'uscita ed un'entrata nelle pace galere, volevamo farlo per lavorare, e io poi sono detto, ma questo una sera mentre incendia se siete macchine del mezzo, se siete macchine di notte, no, lo arrestano perché danneggia queste macchine di notte. Ma che messaggio ci vuole dare questo uomo? Che messaggio ci vuole dare questo ragazzo, no? Perché fa questo atteggiamento antisociale? Allora, in maniera autocritica, come è stato nel caso del musicista, ho ripercorso la mia, la sua vita, anche in maniera autocritica, per le sensibilità che tu a volte, cose che ti sbucano, non hai. E ho visto, questo era un ragazzo figlio di due diversamente abili, quindi già, che viveva in una casa non abile, nel senso che aveva avuto l'ordinanza di sgombero, e che aveva incontrato una scuola non molto attenta, è una chiesa di strada, è una comunità che lo considerava, voglio dire, questo, il carcere è l'unico posto dove lui si sente uguale al carcere, lui cerca il carcere, è a quella comunità che cura le macchine, ecco perché la macchina, perché se la prende con la macchina, che cura la macchina, la porta al lavaggio, se c'è la macchionina, se la tiene, cerca, e non si cura. Con i nostri drammatici effetti,
perché chi di noi non ha difetti gravissimi? Non c'è nessuno, vedete, quelli che vogliono dire io sono tutto un pezzo, io dico no, se no, eccetera. Vi assicuro che sono peggio. Noi abbiamo, siamo figli anche della casualità a volte, no? Di tante cose. Io scrivo dove la mia vita, voglio dire l'estremismo politico, eccetera. Quindi un uomo con le sue fragilità, ma se noi non poniamo l'uomo al centro, poi ci abitiamo, perché non possiamo vivere pensando di preparare il pesce stocco e altre cose, no? C'è una dimensione diversa che ci rende creature diverse, altrimenti noi definiamo. E io per questo mio mondo testardo, no? Alcune volte Federica ha condiviso con me l'esperienza, io non ho fatto grandi cose, nel senso grande o piccolo, non di poco, ma io vado di poche cose orgoglioso. Vedete, di solito si fanno le statue, non me, no? E si fanno, dice, queste dovrei del Piemonte, questo generale sta combattuto eroicamente per la battaglia, significa che ha ammazzato 2.000 persone in pratica, no? Questo diceva il principe, io ho fatto un modesto monumento ad uno sciaccato, ad un contadino. E che questa è la società, è l'impegno per me, e soprattutto questo, una società in cui non ci sia violenza, in cui non ci siano gente di opprimere e gente oppressa. Per il nostro no, soltanto mi sono ricordata sentendo le vostre parole sulla, sul carcere, di aggiungere un piccolo tassello di quello che noi facciamo come Libera, che è quello di andare a incontrare i detenuti. Perché noi ci siamo chiesti cosa possiamo fare per migliorare quello per cui noi lottiamo. Noi lottiamo appunto tutti per una società migliore, affinché chi esce da quell'istituto non sia la stessa persona di quando è entrata. Quindi ci sono dei progetti che aiutano chi vuole, ovviamente deve essere una cosa che loro scelgono, non si impone niente, per carità, sono processi molto delicati. Ma noi familiari ci siamo detti, forse noi possiamo andare ad incontrare quella parte lì e cercare di fare un pezzo di strada insieme, non per sentirci più buoni o per sentirci dire che abbiamo coraggio di fare queste cose, ma perché ci crediamo. E devo dirvi che siamo andati tante volte titubanti, ma poi loro stessi ci hanno detto, noi abbiamo bisogno, no? Nel senso dei detenuti, di ascoltare la vostra voce, di ascoltare, perché a volte lì dentro loro pensano di essere appunto quelli che sono stati sfortunati, che ecco, sono, in un certo senso lo sono stati, perché se pensiamo a tanti ragazzi che nascono in quella famiglia e non l'hanno scelta loro e quindi sono avviati verso una strada, noi cerchiamo di dare un piccolo contributo, veramente in punta di piedi, senza insegnare niente a nessuno, ma per arrivare poi a quello. E assieme al Tribunale dei Minori di Reggio Calabria c'è un progetto che si chiama Liberi di Scegliere, aiutiamo per quanto è possibile proprio questi ragazzi che non vogliono, e ce lo chiedono le loro stesse famiglie, non vogliono crescere in quell'ambiente perché sanno che dovrebbero fare quello che ha fatto già il padre, cioè ammazzare e fare quella carriera lì. E allora se riusciamo noi li aiutiamo a ricostruire una vita da un'altra parte, perché poi arrivando in un punto, in un posto dove nessuno sa chi sei, non devi dimostrare di essere il figlio di, forse sei veramente libero di scegliere la tua vita e di fare un'altra cosa. Quindi era solo per aggiungere. Tonino voleva aggiungere una cosa e poi diamo subito la parola. Sì, io rimando sempre a cucinare l'Italia, sia quando ti leggo, sia quando ti ascolto. E mi fate ricordare nel 69, quando era a Roma, c'era l'Imaginero Noir, no? E poi è parlato di utopia e la signora ha detto, attenzione, utopia sostanzialmente noi sbagliamo, abbiamo un concetto sbagliato dell'utopia. Il detto noi lo scriviamo o topos, topos luogo o che non c'è. Ma
i greci, signori, per indicare un luogo che non c'è, usavano l'alfa privativa. Quindi non si può parlare di utopia che discende da utopos, ma sarebbe atopia. Invece c'è un dittongo bello, eu, meraviglioso. L'uomo ideale è un'utopia, io, e dobbiamo altrimenti c'è l'immobilismo, la stasi di cui parlavo nell'intervento, invece dobbiamo intendere l'utopia, luogo felice, e l'uomo deve cercare a lavorarsi per realizzare. Grazie. Bene, grazie. Grazie, consigliere. Allora, questa esperienza di questa cooperativa sociale Hermes 4.0, si è anche parlato, insomma, no, che a volte la politica, no, fa delle scelte che noi non ci spieghiamo, che noi umani non ci possiamo spiegare, non, perché giustamente quando ci si spende per la collettività, insomma, poi ci sono delle risposte negative. Federica non ci sa, insomma, sapete benissimo chi è, si è parlato tanto anche dell'abbandono, insomma, voluto, tra virgolette, non da lei, insomma, ma dal contesto, diciamo così. Quindi, insomma, io partirei da questo piccolo particolare con molta leggerezza per arrivare poi all'impegno sociale. Prego. Innanzitutto grazie. Grazie per avermi invitato. Io sono sempre contenta di partecipare ad iniziative su temi reali, come sicuramente l'impegno civile, e sono veramente felice di essere con Maria Teresa, perché lei è una di quelle che manda avanti la bellezza, come ha detto lei, come ha detto lei prima. Io devo iniziare l'esperimento dall'abbandono. Mi sembra, perché da lì, sappiamo la storia da lì. Devo iniziare l'esperimento da lì. L'abbandono non voluto è stato, diciamo, interpretato da me in maniera forte, convinta, come ad un impegno necessario al ritorno alla mia dimensione, una dimensione che è accademica. L'ho lato, ieri ero a Roma a parlare con alcune persone e dicevo sì, mi devo presentare, e mi presento come una ricercatrice, quindi una persona che si occupa di ricerca economica e sociale, e come una persona che si occupa di impegno sociale e di cooperazione. Poi dico che faccio politica, che ho fatto politica, l'ho fatta per la prima volta con il Lario, ai tempi ero la più giovane presidente del Consiglio Comunale, che avevo 25 anni, avevo iniziato allora, per cui non è la mia definizione, anche perché penso che sia sbagliata proprio la definizione di persona che fa politica, perché non si canta la politica, si è prima di poter dare qualcosa, si deve essere qualcosa, e noi siamo quello che siamo e siamo quello che diamo, le tracce che lasciamo, le attività che si fanno nel territorio. E quindi io, diciamo, al di là della rabbia ovviamente che c'è stata quando c'è stato questo abbandono forzato, questa cacciata da un contesto poco ospitale, fatto di persone che secondo me poco sono, oltre ad essere politici, l'ho visto proprio come una voglia di riprendere la mia dimensione. E lo dico perché prima Deborah ha detto una cosa bellissima, che condivido completamente, che è quella dell'attenzione alla delicatezza che ha sempre avuto Libera nel non dare spazio a passare agli altri. Io ti confesso una cosa, che siamo tra di noi, che veramente ho già gettato il mio quel giorno l'altra tragappa. Io sono una camminatrice, faccio parte della SDT Walking, facciamo Fit Walking tutto il territorio, e oggi, il 25 novembre, tutte le città che hanno il gruppo di Fit Walking, tra cui anche un Povadino, Africo, Roccella, Gioia Superiore, Gioia Marina, Marmola, Siderno, hanno fatto la camminata, e in alcuni casi hanno anche inaugurato queste panchine rosse per dire no alla violenza di genere. E confesso che ogni anno ricevevo l'invito di luglio. Io sono andata solo quest'anno, Don Ennio Stamina lo sa, che è il responsabile di Libera regionale. Sono andata solo quest'anno perché non ero più assessore, perché non era giusto
fare la foto, perché dopo noi siamo social, quindi dopo in qualsiasi luogo vado, faccio la foto, condivido con persone, non era giusto, perché in quell'occasione sarebbe stata l'istituzione presente e non la persona, per cui anche in questo caso questo abbandono mi ha fatto ritornare alla mia direzione, perché mi ha liberato da poter andare alla manifestazione di Libera senza mettere in difficoltà nessuno, ma essendo semplicemente ferito non ci sanno. Perché siamo quello che siamo e siamo quello che diamo e ne ci diamo alla comunità. Chi fa delle attività come anche quelle della cooperazione sociale, che entro nel merito della mia cooperativa, chi fa queste attività decide di dare un po' di se stesso, un po' di competenza, un po' di idee e di ricevere evidentemente anche dagli altri, con l'obiettivo di lasciare delle tracce e anche di migliorare il proprio contesto. Perché l'ha detto benissimo Ilario anche prima, e l'ha detto benissimo il mio amico che ha citato Marzia Senne, che è stato l'economista che ha alimentato la mia tesi di laurea nel lontano 2004. Noi insieme siamo di più, ma non solo siamo più numerosi, valiamo qualcosa di più. Io dico sempre che sono stata molto fortunata nella mia vita a nascere in una famiglia dove si è sempre parlato di dare agli altri, di aiutare gli altri, pur avendo al proprio interno alcune piccole difficoltà, come potevano essere una patologia che ha portato mia madre ad essere sulla sedia a rotelle. Ma proprio perché venivo da quella famiglia mi è sempre stata data una formazione proprio di condivisione, di creazione della comunità, e poi ho avuto alcune fortune. La prima fortuna è stata quella nel 2004 di incontrare padre Giancarlo Brigantini, della vescovo della nostra Locride, che aveva attivato questo mondo cooperativo, e io facevo parte di una cooperativa che si chiamava Hermes, e facevo parte di questa cooperativa anche quando ho fatto l'amministratrice, l'ho chiusa quando abbiamo chiuso anche questa parentesi nel 2010, abbiamo chiuso già questa cooperativa per diverse ragioni, e avevamo scelto insieme alle socie, delle socie, di fare questa cooperativa per occuparci di comunicazione, ma non so, non facciamo giornalisti, nessuna delle tre giornaliste, ma volevamo fare comunicazione orientata allo sviluppo locale per dare una nuova immagine della nostra Calabria, perché è la nostra. Io le dico sempre, io amo questa terra più o meno come una figlia ma una madre, come lo amiamo tutti, anzi io lo provo come una figlia ma una madre. E proprio per questo motivo, quando si vede il nostro territorio vessato, stigmatizzato, anche dall'ultima visita che ha fatto il Presidente del Consiglio Conte qualche giorno fa, è stato un drag da tour, come se noi abbiamo solo questo tipo di necessità e di realtà, lì dei giovani avevamo detto no, c'è tanta bellezza intorno, dobbiamo raccontarla. Raccogliamo, cerchiamo di capire, erano i primi tempi dei social, i primi tempi dell'uso di internet, cerchiamo di capire quello che di bello c'è, anche perché c'era questa figura carismatica veramente grande che era padre Giancarlo Brigantini, e riuscimmo a portare un sacco di gente qui che voleva solo venire a parlare con noi, con il mondo delle cooperative, cercare di capire che cosa c'era intorno. Abbiamo fatto diverse iniziative anche con i comuni, con l'organizzazione, per dare anche una nuova immagine. E non solo. L'altro ieri, mi sono scritto il nome perché lo dimentico sempre, Natalia Spesi su Repubblica, ha commentato il rapimento di Silvia Romano, questa ragazza, questa volontaria che è partita ed è stata rapita in Kenya, e lei commenta dicendo che la bellezza di impegnarci salverà il mondo. E noi avevamo già questo tipo di ambizione molto molto più ampia, che era quella di non cambiare il mondo, ma dare un'immagine che poteva anche essere una fonte di coraggio per gli altri. Guardate, quando i ragazzi delle scuole, e loro lo sanno, perché lo sa che lavora in una scuola, tra l'altro con una dirigente fantastica, ciao Marisa, e Deborah, quando incontra i ragazzi delle scuole, lo sa, i ragazzi hanno voglia, hanno estremamente voglia di vedere degli esempi positivi. Non si ispirano a Belen solo perché è Belen, ma perché se quello è l'unico
l'unica immagine di successo che noi gli proponiamo. I ragazzi quale ispirazione hanno? Torniamo in maniera più ravvicinata al nostro contesto. Se l'immagine di successo, che è positiva, tra virgolette, che i ragazzi hanno di questo territorio, è del criminale, è del ragazzetto che ha il macchinone a 18 anni e che non fa scuola e si diverte di più rispetto a me, che mia madre mi costringe ad andare a scuola, è normale che il ragazzo pensi che è figo quello e che è sfigato invece il ragazzo che fa scuola. Dobbiamo noi i primi essere in grado di fornire ai ragazzi gli adulti significativi, li chiamiamo con un gruppo di associazione che lavoriamo con cui lavoriamo qui nel territorio, Civitas Solis, Suor Carolina, adulti significativi, persone semplici ma che hanno, sono significativi in un territorio perché possono fornire dei esempi. Significa fare quello che fa Maria Teresa, andare in giro a parlare di libri, incentivare la lettura. Noi quest'estate, anche se non l'abbiamo fatto insieme, ma abbiamo anche parlato dell'ultimo libro di Gioacchino Greco, un libro che secondo me è bellissimo, perché dà anche in quel caso l'esempio di come una strada può portare a qualcosa di negativo e come invece una strada avversa può creare un percorso per portare a qualcosa di positivo. E qui, e vado verso le conclusioni perché ci sarebbe, potremmo parlare 20 ore di un libro, ma qui sta secondo me la chiave che io ho provato anche ad utilizzare durante il mio incarico istituzionale. La chiave è dire alle persone che la colpa non è mai degli altri, o non è mai solamente degli altri, perché noi e il nostro territorio in particolare ha sempre delegato colpe e anche meriti. Se un comune è un comune pulito, è il merito del sindaco, ma anche dei cittadini che rispettano il bene comune. Allo stesso modo, se un comune è sporco, è demerito del sindaco che magari non ha attivato la raccolta differenziata, ma è demerito del comune che, dei cittadini che non rispettano il bene comune. È tutto un cane che si morde la coda. Se noi invece iniziamo a prenderci la nostra piccola responsabilità, perché Ilario questo cioè, insegna, ce lo può insegnare veramente in maniera formale e informale. La lettera agli indifferenti di Gramsci non era solo una lettera che voleva dire impegniamoci perché crediamo in qualcosa, ma ci voleva dare un significato di responsabilità e dire essenzialmente che tutti, ma veramente tutti, chi vive al centro e chi vive alle periferie, chi ha 10 anni, chi ha 30 anni, chi ha 60, chi ha 70, tutti abbiamo un piccolo pezzo di responsabilità. È facilissimo delegare agli altri, al politicante. È facile perché potevi delegare al politicante, veramente estremamente facile, pertanto la risposta è ma più è qualsiasi cos'è, la risposta è quella, no? Perché la luna è troppo vicina, ma più è, non ti preoccupare che la risolviamo. È facilissimo perché noi comunemente abbiamo consegnato il nostro problema, quello disse che la sapete io, quindi siamo a posto. È facile per entrambi perché noi ci siamo liberati del nostro peso, che può essere anche banalizzo, l'acqua corre dentro il vicino di casa, può essere anche quello. Lui, il politicante, se l'è preso in carica tanto con l'orancio in mezzo ai mille biglietti e siamo tutti più felici, ma non è così, non è così, perché sappiamo che non abbiamo avuto niente. Il politico vero esiste non perché ha una sua sensibilità personale, ma perché il politico vero è espressione di una comunità. E comunità e politico si alimentano vicendevolmente, non esiste l'uno senza l'altro, perché il politico senza una comunità di riferimento, che non è l'elettorato, è la comunità dove vive, è la comunità a cui si volge, sono le persone che hanno che esprimono quelle che sono le potenze che lui può rappresentare e che chiedono quello che si può chiedere: diritti, rispetto, rispetto per i più deboli, tutele per le fragilità, tutto quello che veramente noi potremmo iniziare a chiedere e a fare insieme, tutti, ognuno per un piccolo pezzo di responsabilità. Sicuramente, a differenza della delega, prendersi le proprie responsabilità è più impegnativo, perché dobbiamo avere la consapevolezza di quello che si può fare e di quello che non si può fare.
fare. E laddove non si può fare, andare a costruire dei percorsi insieme di sviluppo partecipato, di consultazioni, di insieme agli amministratori, e iniziare a costruire veramente una comunità dove non c'è un antagonista rispetto ad un altro. Perché la campagna elettorale è la fase più bella e più divertente per chi fa politica, ma è l'unica fase che legittima una divisione della comunità. Qualsiasi tipo di campagna elettorale è fantastico, chi fa politica è drogato nella fase della campagna elettorale. Non c'è casa, non c'è niente, non ti ricordi che ora è, lo sappiamo, ci siamo passati veramente tutti, ma è l'unico momento in cui la divisione è concepita. Il giorno dopo si è di tutti, chi vince il giorno dopo è di tutti, e quella politica che non riesce a concepire, e questo è come ho detto, potevi iniziare da qua, avrei voluto iniziare da qua, quella politica che non riesce a concepire che è di tutti e non solo di un pezzo, è la politica che non fa niente. Noi, con l'impegno civile, con noi intendo per cittadini, cercate di dimenticarvi che anche io ho avuto l'incarico di una colpa qua, noi come cittadini possiamo essere l'unico antidoto a questo tipo di politica dei politicanti. Noi l'abbiamo detto insieme, e chiudo, giuro veramente, qualche tempo fa, dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Siderio, veramente uno di sia io che Ilario che Paolo Zerettieri, a dire che la comunità è l'antidoto a tutto. La comunità è quella che si insieme alle vittime di tragedia. La comunità, perché vede, sente e parla. Dove non c'è comunità non si vede, non si sente e non si parla. Noi, la comunità, e gli impegni civici, ripeto, e dico pronto e finisco, e possiamo essere l'unico antidoto a tutto quello che di brutto c'è e c'è stato in questo territorio. Costruire laddove si è distrutto, ma come diceva sempre il nostro amico Bregantini, tu puoi farcela, ma non puoi farcela da solo. È proprio vero che questa frase, tu puoi farcela, puoi farcela da solo, una frase è significativa, però una domanda gliela posso fare, ma c'è un ritorno in politica o no? Non si finisce mai con le politiche, Lario questo me lo insegna, non si finisce, si può avere il ruolo o non averlo, ma la politica non si finisce mai, poi la campagna elettorale è divertente perché mi passa. Quindi noi ci aspettiamo sicuramente un ritorno. Condivido il pensiero della politica culturale, anche il fatto stesso di essere venuti qui per noi anche quella politica culturale di conoscenza, perché la politica non deve essere intesa, no, la politica è amministrare una situazione culturale e cercare insomma di conoscere delle diverse realtà, anche se mi rivolgo magari anche a Maria Teresa, insomma, che conosce bene quella che è la conoscenza e la divulgazione di queste fonti letterarie che naturalmente stanno prendendo il piede. La nostra spacciatrice di letture. È una spacciatrice di libri, anche no, perché lei ogni settimana promuove questi incontri in diversi contesti. Non è per caso che la letteratura meridionalista trova nell'andrangheta e nella mafia oppure in quelle forme di supremazia localistica trova questa vista che da un punto di vista letterario è diventata quasi una moda, cioè le grosse case editrici non è che stanno trovando in un determinato filone il sistema per vendere bene, parlando solo del sud che è mafia? Allora, questa è una domanda molto impegnativa che veramente prenderebbe un po' di tempo. È vero che il mercato editoriale, soprattutto diciamo quello delle grandissime case editrici, vorrebbe in qualche modo creare dei filoni, non solo calabresi, creare dei filoni comunque in generale, no? Però quello che dico io invece è che in questo momento la Calabria esprime tantissima narrativa buona, vera letteratura, che poi all'interno ci sia comunque la visione della parte oscura della Calabria, questo un po' appartiene al narratore. Zola raccontava le parti oscure di Parigi, i vetri di Parigi,
altri narratori che ora, per esempio, non so, di Mabukowski stesso, non credo che venga ritenuto qualcosa che ti raccontava bellezza, raccontava delle cose dure. Quindi il narratore ha in sé questa esigenza di portare fuori le parti oscure, ma queste parti oscure, come prima aveva sottolineato bene Federica, che è una lettrice forte, queste parti oscure vengono vissute come arte dal lettore, non certamente come senso di emulazione o come senso di disvalore verso la terra di cui si sta raccontando. Io penso che invece in questo la vera responsabilità è dei giornalisti. La narrazione sbagliata non è degli scrittori, è dei giornalisti. Non sto parlando di noi, dei giornalisti calabresi, ma i nostri giornalisti che andati fuori pensano di poter raccontare le cose della Calabria narrandone solo questo lato oscuro, e questo lato oscuro però è la cronaca per loro. Io ritengo che invece l'esigenza e la possibilità di entrare nelle pagine buone del Corriere della Sera, dove io ho mandato più volte dei comunicati stampa, non ho chiesto neanche di scrivere, ma di mandare dei comunicati stampa che non sono mai stati raccolti, sulla bellezza della nostra terra, sulle cose che ci sono, perché secondo me l'arte ha il compito di raccontare anche l'inconscio, anche quello che è oscuro, di portare fuori le nostre cose più difficili. Invece il giornalista dovrebbe raccontare tutto. Quindi io vengo un po' di colpa nella categoria. Vogliamo dire una alla volta, prego. Allora, prima di tutto mi voglio complimentare con tutti gli oratori, perché l'argomento che abbiamo trattato stasera è veramente toccante, è umano, molto importante. Poi volevo dire che la Calabria purtroppo è stata ed è ancora vittima dell'ignoranza e della sottocultura. E da questa ignoranza nasce appunto l'ndrangheta e la mafia, che questi ignorano la giustizia, la legalità, la bellezza e la coscienza. Quindi noi tutti assieme dovremmo combattere questi ignoranti, chiamate così, io li chiamo ignoranti. E quali sono le armi che noi possiamo avere e che devono essere efficaci? Prima di tutto, secondo me, sono le donne, in prima linea, perché le donne sono la vita, la saggezza e la cultura. E poi, ovviamente, la cultura e l'arte. Questi tre sono le armi vincenti e che noi, tutti, le persone di buona volontà, ogni giorno, ogni attimo e ogni istante dovremmo mettere in atto. Ognuno deve fare la sua piccola o grande parte. Se facciamo così, può darsi che la Calabria avrà un avvenire e una storia migliore. Le donne abbiamo tutte le tre che mi hanno raccontato stasera veramente questa narrazione in senso ampio, no, perché ognuna per il proprio indicazione, però Vittoria Anna Ferrara, chiedo scusa, non era d'accordo. No, su che cosa? Innanzitutto sulla sottocultura, questo fatto non esiste, perché in Calabria c'è stata sempre gente altamente di cultura. Professionalmente anche nel campo scientifico, che si sono distinti. Il problema è, purtroppo mi dispiace, escludendo qualche politico, che non abbiamo l'appoggio politico come popolo calabrese, popolo onesto, popolo di lavoratori, popolo di gente molto acculturata, perché abbiamo ormai un segno indelebile, perché io vedo un grande divario tra nord e sud. C'è e secondo me ci sarà, finché la politica non si sveglia un poco, ma la politica, voglio dire, i nostri politici, i locali, non quelli di Roma, quelli di Milano, quelli di Bologna, si deve svegliare la politica locale e far conoscere quello che siamo. Queste cose sono tutte... Sono belligeranti, dottore Gento. Però lei sempre in chiusura di manifestazione dice qualcosa. La sua, io visto che è stato attentissimo stasera, che solitamente lei quando parte subito si alza e dico stasera è insonno. Una conferenza affascinante, ho ascoltato il religioso silenzio, che sono state delle cose sane, ma usiamo una frase fatta: ognuno può fare tutto,
ma tutti possiamo fare qualcosa, questo è chiaro. No, io dico questo, che in effetti le storie che sono state raccontate nel nostro piccolo, nella vita di ogni giorno, magari li leggiamo così volando sui giornali eccetera, però non abbiamo mai un confronto, insomma se abbiamo toccato con mano, ecco, una storia che ci prende da vicino perché fa parte del quotidiano, ma anche le storie, voglio dire, sia da un punto di vista politico istituzionale, l'abbiamo letto, chissà che cosa ci sembrava, botte e risposte perché ogni giorno insomma c'era un che magari non riuscivamo a focalizzare, ma così come mi è piaciuto molto il senso del post guerra, no? Di il quale dice il problema era l'aiutare il vicino, il prossimo, ma stiamo attenti, il problema oggi è proprio lo stesso, aiutare proprio il prossimo che non riesce ad andare avanti magari per ragioni sociali diverse, perché i tempi cambiano, però purtroppo questa narrazione della Calabria è lenta è utopia, no? Tu hai scelto però un tema che secondo me meriterebbe altro appuntamento, sì. Veramente un dibattito lunghissimo. Secondo me qui hai scelto il tema più bello, perché penso che la cosa più bella, come sottolineavano tutti i nostri illustri relatori, è questo impegnarsi per gli altri, darsi in qualche modo agli altri, ma reciprocamente, come diceva potete ricattare e avere. Quindi hai scelto un tema straordinario, che secondo me è il pilastro della bellezza. E su questo voglio dire una cosa che l'altro giorno mi ha dato moltissima speranza. Ho scoperto che i nostri ragazzi a scuola leggono moltissimi libri. I ragazzi delle medie, non è vero quello che si racconta in giro, io non credo più alle classifiche dove ci mettono gli ultimi posti della lettura. Ho trovato dei ragazzini nelle scuole della Locride, delle medie, che leggono e ti fanno fare il parallelismo tra quello che stanno leggendo, ma non somiglia alla Legge delle Meraviglie, ma non somiglia invece a quella citazione di Stephen King, i ragazzini. È chiaro che ci sono gli insegnanti che gli hanno imparato a leggere, ma è farina del loro sacco, i loro interventi erano farina del loro sacco. Questa cosa mi ha riempita di fiducia e di speranza, e io penso che questo sia perché tutti voi avete lavorato bene, non ve ne siete accorti, non avete visto, ma i segni di bellezza che sono stati sparsi in punti diversi della Calabria, dai vostri interventi, dal vostro impegno, dalle battaglie di Mandela Ragazzo, da Federica che lotta con le istituzioni dentro e fuori, da Deborah che vive un dolore grandissimo e lo trasforma in un germoglio di speranza, da Tonino che si impegna nel nostro comune insieme a questi splendidi amministratori per fare cose belle. E tu che sei il principe dei divulgatori della bellezza avete seminato bene, io ho toccato con mano che avete seminato bene, che quello che è stato fatto fino a questo momento sta dando i suoi frutti. Veramente è stata una cosa straordinaria vedere ragazzini che leggevano e avevano voglia di continuare a leggere. Solo in due mi hanno detto: prima di questo libro non avevo mai letto e non mi interessava, d'ora in poi leggerò. Tutti gli altri già leggevano, una cosa straordinaria. Grazie, Maria. Quindi in conclusione, come dobbiamo tornare stasera? Noi con il nostro pulmino e ognuno di noi con un bagaglio diverso. La morale della serata, quale potrebbe essere, se c'è una morale che apro, dolce, perché poi con tutte le storie. La morale, allora, innanzitutto è doverosamente esprimo una capitale nel tempo di Genova, giustamente la nostra musa. Ecco, è emerso un fatto, giustamente come è stato sottolineato, e sono contento di aver posto alla vostra riflessione il cambiare la dizione della morale. La definizione. Ecco, effettivamente, se abbandonassimo il non fare e ci adoperassimo a fare, al benessere nostro, perché l'uomo aspira alla felicità, ci sono alcuni stati che anche hanno pensato al ministero della felicità, ecco, quello sarebbe quel piccolo che ciascuno di noi può fare, ma che deve fare. Grazie.